Ciao Drummer, in questo video voglio metterti in guardia da due errori che vedo fare molto spesso da molti batteristi. Il primo errore, che vedo fare più dai principianti è quello di tenere in mano le bacchette in maniera, troppo salda, troppo stretta, quindi avere un'impugnatura troppo rigida. Questo a cosa porta? La bacchetta non sarà libera di vibrare, come dovrebbe e non avremo un rimbalzo ottimale sulla pelle che abbiamo da percuotere. In più, sono chiamati in causa dei muscoli che in quel momento, non servirebbero a quei movimenti e quindi si va incontro al rischio di dolori, tendiniti e tutti quei problemi che un batterista non può assolutamente permettersi. Cosa si può fare per abituare le mani a sentire, a percepire la bacchetta, cioè a sentire la pressione che andrebbe esercitata sulla bacchetta? Si prende in mano la bacchetta in questo modo, senza stringerla, mi raccomando, tenerla solamente in mano in questo modo, in maniera morbida, in maniera naturale, e si piano piano si accompagna la bacchetta, si lasciano le dita, si rilassano le dita e si fa in modo che la bacchetta piano piano scivoli, rilassando sempre più le dita, fino a che non cade. A questo punto ripetere l'esercizio facendo mente locale al momento immediatamente prima che la bacchetta cada completamente dalla mano. Quindi ripetere l'esercizio in questo modo. Rilascia la pressione delle dita sulla bacchetta, lasciandola cadere leggermente in questo modo. A questo punto, ricordandoti del punto, del momento immediatamente prima che la bacchetta scivoli completamente, la blocchi ed eserciti una lieve pressione tra pollice e medio. In questo modo si abitua le mani appunto a capire la pressione che andrebbe esercitata sulle bacchette. Questo è un esercizio che va fatto sia con la mano forte che con la mano debole. Un altro errore che vedo fare molto spesso anche da batteristi non proprio più di primo pelo è quello di effettuare il colpo con il palmo rivolto verso l'interno in questo modo. Colpendo in questo modo si ha un volume limitato e si stressa inutilmente il polso. In più, questo movimento chiamato side to side ha un movimento limitato che sono poco più di 30 gradi e proprio questo movimento limitato non permette di avere un volume adeguato e in più si rischia veramente di farsi del male al polso a lungo andare. Il modo più giusto e più comodo per eseguire il colpo è ruotando il polso in questo modo, impugnatura tedesca per intenderci. Questo movimento si chiama up and down, ha quasi 90 gradi di escursione, quindi potrai capire che avrai più potenza, hai anche più controllo ed essendo un movimento più naturale, il rischio di imbattersi in dolori e tendiniti calerà drasticamente. Bene, questo video finisce qui. Io spero che le informazioni che tu hai trovato ti siano utili o quantomeno di ispirazione. Fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Seguimi sui miei canali social Facebook e Instagram e visita il mio blog www.impugnaturabacchette.com. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!